Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3. E se vieni proprio stasera, c'è una sorpresa per te. Togliere i crocifissi dalle aule delle scuole per rispetto dei bambini stranieri di altre religioni. Non sono d'accordo. Come mai? La nostra religione è la religione cattolica, per cui siamo in Italia, dove c'è oltretutto il Papa, non ho capito perché dovrebbero toglierli. Pensi che un comune della provincia, il comune di Vidigulfo, ha scelto per un breve periodo, poi sono stati tolti entrambi, ma per un breve periodo hanno scelto di mettere attaccate alla parete sia il crocifisso che la mezzaluna, simbolo dell'Islam. Metterli entrambi nemmeno? No, no, non sono assolutamente d'accordo. Io tra l'altro sono credente, non sono neanche praticante, però io sono d'accordo sul crocifisso. In tutte le scuole pubbliche, quelle private, non so, facciano loro, ma nella scuola pubblica come negli uffici pubblici. Ne penso molto male, la nostra religione fa parte della nostra Italia e la tradizione che è, come posso dire, è con noi da 3.000 anni forse, e non credo loro vogliano integrarsi pretendendo di portare le loro religioni nelle nostre aule. Insisto che è una loro pretesa, loro sono a casa nostra, il territorio è italiano, conquistato dai nostri nonni, i nostri confini sono stati conquistati con vite umane, questi signori o tali. Se pretendono di venire in Italia, cioè casa nostra, e mettere le loro religioni qui, non è corretto. Io a casa loro sono convinto di non poterlo fare, anzi ho frequentato case di loro, sono stato in Tunisia, sono stato in Marocco e questo non mi è stato concesso. Mio fratello, tornato dall'Africa da 36 anni che è stato là, lui è stato definito il... non ricordo come si possa dire, i razzisti sono loro in confronto dei bianchi. Ha vissuto in Sudafrica, ha vissuto in Botswana, ha vissuto in Tanzania, lavorando come un matto, ha fatto il suo lavoro, ma è sempre stato definito da loro un bianco. Cioè, per loro è, loro sono dei razzisti nei confronti di loro. Questo mi è stato raccontato da loro e l'ho notato anch'io quando sono andato a trovare mio fratello per ben due volte in Africa, in Sudafrica per essere precisi. Sono favorevole solo al crocifisso. Come mai? È la nostra religione, è la nostra identità. Chi viene in Italia deve adeguarsi ai nostri usi e consumi, non il contrario. Noi li possiamo aiutare, agevolare, ma loro devono integrarsi, non noi integrarci con loro. La cosa mi sembra anomala in questo caso. Quindi da noi deve restare sempre il crocifisso e evitare anche che certi italiani vadano, che si... e cambiano religione, diventano musulmani, vadano a dire che bisogna togliere un cadavere morto attaccato al muro. Quello è il nostro simbolo che ci distingue dagli altri. Chi dice, forse banalmente, però chi dice il nostro paese è un paese laico? La Costituzione dice che è un paese laico. La religione non è obbligatoria, è una scelta che uno può fare come vuole, però questo qui, se andiamo a guardare la Costituzione, implica anche questa religione nel nostro paese e quindi io rimango dalle mie idee. Siamo cristiani cattolici e dobbiamo andare avanti così. Chi non vuole, che faccia quello che vuole.